Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, figlia di Mafalda Oreste Galimberti e Vittoria Anna Vitali, Orietta comincia a cantare giovanissima, spronata dal padre, grande appassionato di musica lirica. Studia musica e canto lirico. Nel 1961 partecipa alla sua prima manifestazione canora ufficiale, il concorso Voci Nuove Disco d'Oro a Reggio Emilia, con la canzone Il cielo in una stanza di Gino Paoli, qualificandosi per la finale che si tiene il 15 aprile al Tarantola Club. Arriva sesta, dietro, tra gli altri, a Paola Neri, prima, e Iva Zanicchi, seconda. Mentre dietro di lei si posiziona Gianni Morandi. In occasione dei suoi 80 anni, così ha dichiarato, Berti ha realizzato una canzone che parla del tema dell'omosessualità. C'è una madre che protegge il proprio figlio che si è dichiarato gay, rivela Berti durante l'intervista. Nel video la mamma gli dice che non sbaglia ad amare un'altra persona, che siamo nati per amare e non per odiare. È la cosa più semplice e naturale che c'è. Credo sia giusto che questo mondo abbia il coraggio di cambiare. Purtroppo ci sono delle famiglie che non accettano il figlio diverso. Che poi diverso in cosa? Prosegue Berti. Diversi sono loro casomai. Un animale non abbandona i cuccioli. L'ho fatta, la canzone NDR, in collaborazione con le case d'accoglienza Arcobaleno a Milano che aiutano questi ragazzi che purtroppo vengono emarginati dalla loro famiglia di origine, ha spiegato Orietta Berti. Certo, l'alleanza di Orietta potrebbe sembrare a molti un po' ingenua, ma le sue intenzioni appaiono davvero sincere. Quando le viene chiesto se andrebbe mai a un gay pride, Berti risponde: mi hanno invitata tantissime volte. Sono andata a fare gli spettacoli all'arrivo, cioè quando finiva la sfilata. Sono stata a Roma, Napoli, Milano. Andare sul carro, son sincera, ho paura perché mi gira la testa perché si sente male.